So please welcome back on stage the director Francesco Cossabile. Thank you. I would like just say thank you to all the people that come here from the team. I wrote because I forget someone. Maybe. Producer for Trump, Attilio De Razza, Nicola Ficone. Thank you. Producer for All Groove, Pierpaolo Verga. Thank you very much. Executive producer Marco Pagnocchi. Production manager Alessandro Giordano. Screenplay Lirio Abate, Serena Brugnolo, Adriano Chiarelli. Cinematografi Giuseppe Maio. Editing Stefano Mariotti. Music Valerio Camporini. Production Design Erika Vestra. Costume Luca Costiglione. Print Supervisor Tania Scalento. Sound Department Federico Cabula, Alessandro Quagli, Casting Francesca Marchese, Acting Coach Assunta Nugna, Location Manager Agostino Cirinelli, Script Development Veduta Lucia Cerega, For Medusa, Giampaolo Letta, Italian distributor. For Film Italia, Carla Cattani. Lucia Cereda, Script Development Medusa. Mortel Intramuris and Film Commission Calabria. Huge thank you just to all the other members of the crew, that time is short and it's not possible to nominate you all. Thank you, everyone. And now I would like to invite on stage the real heart and soul of this film, my actors. Lina Di Giuliano. Francesca Marchese, senza squadra, Mario Russo, Gianni, Luca Mazzaro, Natale, Vincenzo Di Rosa, Ciccio. Francesca ritrovata, Giorgi. Francesca ritrovato, si è tornato. So, welcome all on stage. We have these crosses that we have to follow because of COVID restrictions. And so sorry, what an installation. Great, but we have everyone has a cross, that's great. Oh, so it's okay,
So congratulations to your world premiere. It's a pleasure to have you here. It's also your debut movie, so great work. And I'm going to ask a few questions, and then we're going to open the microphone for you. And for you as an actress and actresses, we also have a microphone going if there are questions referring to you. And also we have a translator here, Jana. Thank you very much. You're going to translate Italian and English. So the first question goes to you, Francesco. In the beginning, you refer that the film is based on true events, and also that it's situated in the region of Calabria, which is also known for the 'Ndrangheta. So I wanted to know in particular what inspired you to tell the story of a female person like Rosa. Allora, io faccio alcune domande e poi è aperto anche al pubblico di fare delle domande. La prima domanda è per Francesco. Dunque, all'inizio del film si capisce che tutto il film è basato su una realtà, sulle delle cose che sono che era nella vita reale. E ha anche detto e si vedeva che la regione di Calabria, dove, come si sa, c'è la 'Ndrangheta. Qual era la tua ispirazione per fare vedere un personaggio femminile? Allora, questo film nasce per l'appunto dal libro Inchiesta di Lirio Abate, che è qui presente con noi. È un saggio, un libro che racchiude in sé diverse storie realmente accadute negli ultimi 15 anni. Negli ultimi 15 anni, non sento qualcuno parlare. Negli ultimi 15 anni nella nostra regione in Calabria, per l'appunto. Quindi diciamo che noi in fase di scrittura abbiamo poi sintetizzato queste storie in un unico personaggio, che è il personaggio di Rosa. Il personaggio di Rosa che racchiude in sé le storie di queste donne. Sono donne che in qualche modo si sono ribellate al proprio destino, alla propria famiglia. La 'Ndrangheta è una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo e si basa su una struttura ben solida che è la famiglia. Laddove le donne si sono ribellate, queste famiglie si sono sfaldate. Quindi è un segno di come il potere delle donne sia fondamentale per cambiare anche strutture così solide e consolidate. Well, the film first of all is based on the book by Lirio Abate. And in this book, you can read about several stories which took place in the region of Calabria during the past 15 years. And whilst we were writing the script, we tried to synthesize these various stories into the story of one person only, which in the film is Rosa. And she kind of impersonates the stories of all the women in the book. It's about women who are rebels, women who rebel against their fate and also against their families. You have to know that 'Ndrangheta is one of the most powerful institutions of the world, and as a basis, 'Ndrangheta uses the family. So these women wanted to rebel amongst others against their families, and it is shown that they've got great power, and it is important to use and to have this power so as to change something which is deeply enshrined and which is very consolidated. Yeah, thanks for answering this, and I have a lot of other questions concerning also the regions, but I'm not gonna ask them, so don't worry. One other question that I have, you have an incredible cast. It's like, it was super outstanding, it was super touching. Yes. And as far as I know, it's also Nina's first performance on a big screen. First experience. Wow. So this was like super tense. Brava. Wow. I
I wanted to know, how the process was for you to find all these beautiful people performing in your movie, and for you, how it was for you to read the script, to develop it, and finding your roles that were also very complex in different levels also, huh? Can I start? Okay. Allora, io ho parto dal presupposto che amo gli attori, amo lavorare con gli attori e quello che riescono a restituire all'interno dell'immagine è qualcosa di straordinario e potente, quindi sono un amante delle facce, dei corpi e degli attori. Ho sentito immediatamente per questa storia la necessità di dover trovare una ragazza che avesse una forza, un vissuto da portare in scena. Ed è il motivo per cui ho cercato per mesi, in contesti difficili, in Calabria, in qualche modo affini con questa, con la storia che mi prestavo a raccontare, e all'interno di questa ricerca, in alcune case famiglie, in quartieri e paesi complessi e marginali della Calabria, ho incontrato per l'appunto Lina Siciliano. First of all, let me say that I really love actors. I absolutely adore what they manage to do with images. They create such powerful images. I absolutely adore their bodies and their faces. And in this case, for the story, I needed to find a girl who, or a young woman who had this new power in herself. And I was searching and looking for months and months in a very difficult context in this region. And during my search for the actors, I also went to foster homes, for instance. I went to various areas and boroughs, marginalized places as well. And this is where I found Lina. Lina Siciliano ha portato in questo film la sua rabbia, il suo coraggio, le sue ferite, la sua forza. Grazie anche ad Assunta Nunez, la coach qui presente, abbiamo lavorato insieme per far sì che, poi ne parlerà anche Lina, questo potesse essere un viaggio interiore con Rosa. Gli altri attori sono tutti attori straordinari che ho conosciuto durante il mio cammino, sono attori calabresi, Vincenzo Di Rosa, Francesca Ritrovato, Mario Russo. Quindi qui c'è la mia regione. Faccio una piccola pausa per Natale per Luca Massaro, perché Luca Massaro è messinese, quindi la città adiacente allo stretto di Messina, no? Di Ponte Reggio, quindi ha lavorato però benissimo con il calabrese, quindi lo consideriamo calabrese. Well, what was great about Lina in the film was that she brought all her rage and her courage, her strength into the film, also thanks to the great cooperation we've had. And I believe that it is a kind of an internal journey, but I'm sure she can take the floor later on. As far as the other actors, I've just presented them to you. They're all extraordinary actors from my region, Calabria. So I can say it's my region. They all come from Calabria, with the exception of the actor playing Natale, but he's from Messina, so he's almost from Calabria as well. Yes. So, and how was it for you to, find your roles and find all these complexities, also complex emotions? Yeah, Lina. Come era per voi tutti di recitare la vostra parte dentro il film? Perché sono anche personaggi molto complessi anche per quanto riguarda le emozioni. Sì, vabbè, è stata un'esplosione di emozioni, ecco, perché ogni personaggio racchiudeva un significato molto importante, no? Ognuno di noi ha avuto un ruolo molto importante. E quindi sì, poi. Io, per quanto riguarda me, io ho fatto un percorso emotivo, interno, ecco,
grazie anche alla mia coach Assunta Nunez, con cui abbiamo lavorato 10 minuti prima di entrare in scena attraverso questo training, in cui Lina andava nel suo profondo per far sì che Rosa camminasse insieme a lei. Ecco perché, per quanto Lina in un certo senso non sia stato il personaggio nel senso fisico, ma in realtà io mi sono sentita Rosa a tutti gli effetti, anche perché Rosa in quel momento è stata la mia confidente, la mia amica, quindi abbiamo fatto un percorso importante insieme, ecco. Say that emotions have played a major part, and all the roles, all the characters in the film are of paramount importance. I went through an internal emotional journey with my role. This is also thanks to the help of thanks to the cooperation. Usually we're prepared 10 minutes before the scenes, and I really had to dive deep into Rosa. And I can say that I felt every single aspect in Rosa, and she kind of became my friend, someone I trusted. So I can say that we kind of did it together, she and me. Posso aggiungere una cosa divertente in merito. Questo film è stato girato in 5 settimane con la pandemia, con un budget anche limitato, quindi è stato un film difficile. E quindi mi ricordo che quando facevamo questo training di 10 minuti c'era sempre un momento di panico, perché 10 minuti su 7 è un'eternità. Quindi c'era sempre grande panico e agitazione, perché erano soldi che andavano via, con l'ansia che non finivamo con le scene. Però è stato necessario, perché il risultato si vede. Also, given COVID and the COVID restriction, it was really very difficult to shoot the film. We just mentioned the training, the 10 minutes before the scenes. And with all the restrictions, everybody kind of went into panic, because 10 minutes on set is really a very long time. It's an eternity. Everybody went hectic, and we had to think about all the money we were losing time. But we absolutely had to do this. We had to do it and finish it like this. It was necessary, and I think you can see it in the result. Io ho affrontato questo personaggio con non poche difficoltà, essendo appunto calabrese. Quando Francesco mi ha invitato a fare il provino, insomma, e poi ha deciso di percorrere questa strada insieme, onestamente è stata dura perché, diciamo, questo cattivo Ciccio è un po' un'ombra senza speranza, e ho faticato perché credo che gli uomini che fanno parte di questo mondo dell''ndrangheta seguono un percorso che fino a un certo punto ti offre una possibilità di salvezza, ma c'è una linea invisibile oltre la quale non si torna indietro, e l'oscurità che forse ognuno di noi ha dentro prende il sopravvento in modo definitivo. Cercare di scoprire quel limite è stato un viaggio molto intenso a livello interiore, e penso mi abbia anche insegnato molto, quindi ringrazio Francesco, perché è stata anche una lezione di vita fare questo film. E recitare insieme a Lina, vi assicuro, non è stato semplice, perché la sua potenza sul set si avvertiva, e quindi anche un attore diciamo di professione veniva messo davvero in difficoltà da lei, ve lo giuro. Well, I had to approach my person as well, which I have to say was quite difficult to me, because as you heard, the person was from Calabria as well. But Francesco proposed to me that I should play the part, and we did some rehearsals, but I have to say it was not easy for me, because I had to play this
Ciccio, this person who's evil, and he's like a shadow with no hope whatsoever. And I was struggling because I believe that the men who are involved in this Ndrangheta world, they kind of are like on a journey, and during the journey there are still possibilities for them to save themselves. But then there's this invisible line at a certain point of the journey, and there's no turning back. What comes afterwards is darkness forever. And I had to find the limits of this very intense journey, which was difficult, but I have to say I learned a lot. I learned a lot for my whole life, and this is why I'm thankful to Francesco as well. And as far as Lina is concerned, she's very powerful on the set, and I can say she's amazing as an actress, just like any professional actor or actress. Thank you. Francesca, ritrovato. Io sono molto felice, ho visto il film stasera per la prima volta e sono ancora più felice di aver partecipato a questo film perché conoscevo il lavoro di Francesco, avevo letto i lavori di Lirio Abbate, lo seguivo come osservatore attento della nostra realtà. E conoscevo la storia di Cetta, che poi ho interpretato come la storia di altre donne. E lo sguardo di Francesco mi ha dato un'apertura, mi ha fatto leggere una realtà nella quale sono nata e cresciuta con una pienezza, senza mai schierarsi veramente, cioè identificando il male, ma sapendo che purtroppo la nostra terra, la Calabria, è un prodotto di un sistema sbagliato, e quindi ho ancora più voglia di affrontare questo argomento nell'arte e nella vita e battermi come donna, come attrice e come calabrese. Quindi grazie Francesco. I saw the film for the very first time tonight, and I have to say I'm even more happy now that I was able to take part in the film. I already knew the works of Francesco, and I was familiar with the book of Lirio Abbate, and I can see and say that they reflect our reality. So I played the part of one of the women showing their stories, and I also have to say Francesco's gave me this feeling that I could be all very open and see this reality where I myself also grew up. And we are able to kind of see and understand the evil, but unfortunately our region, Calabria, is the product of a wrong system. And today, I think that I even want to approach this topic even more so than in the past. I want to approach it through art and deal with it, and I want to fight it as a woman, as an actress, and as a person from Calabria. Mario Ruscio. Ciao. Sono super emozionato. Ringrazio innanzitutto il pubblico per essere qui. Ringrazio per la tua domanda. Niente, il percorso che ho fatto appunto è stato un andare a scavare dentro e capire innanzitutto insieme a Francesco che cosa rappresentasse Gianni, che rispetto a tutti gli altri personaggi era un personaggio in cui si intravedeva uno spiraglio di luce, quindi si intravedeva la speranza, che è difficile appunto da intravedere in questo mondo così arcaico, in questi paesini così arcaici. E quindi ho cercato di appunto di dare quello che nel mio vissuto avevo anch'io nel piccolo affrontato, e quindi spero che sia andato bene. E niente, sono contentissimo di aver fatto parte di questo bellissimo progetto. Bravo!
super emotional. However, first of all, I would like to thank the audience for being here. It has also been a journey for me. I had to dig deep inside. And together with Francesco, we were wondering, who is my person in the film, Gianni? Who is he? Because he's a little bit unlike the others. In his character, you can find hope, you can find light. And it was difficult to find any hope and light at all in this very archaic world, in these very ancient towns and villages. And well, I hope that I've managed to play my part. And in any case, I'm very pleased to have been part of this beautiful project. Luca Mazzaro. Buonasera a tutti. Anche io sono molto emozionato, per me è anche la prima volta. Che dire, Natale è un personaggio ostico. Ostico perché gli ho dovuto mettere un sogno e poi gliel'ho negato. E con questo ci abbiamo lavorato con Francesco. E Natale rappresenta anche l'essere nato come Lina, come il personaggio di Rosa. Credo che sia nato sbagliato, nato nel posto sbagliato, ecco. E gli si è inculcata a forza, e lui non la voleva, questa cultura all'andrangheta. Fa di tutto per entrare, ma alla fine non ce la fa, evidentemente perché lui aveva scelto un altro sogno. Voglio ricordare, nello studiare questo personaggio, guardando dei documentari, ricordo un ragazzo figlio di boss, rinchiuso in una comunità, che gli hanno chiesto con la telecamera puntata, gli hanno chiesto: qual è il tuo sogno? E lui non ce la faceva a dirlo. E c'è questa cultura in Calabria, anche da dove vengo io, in Sicilia, che si è negati a sognare, ci si nega a sognare. E l'andrangheta, purtroppo, la cosa che fa più paura dell'andrangheta è che è la cultura all'andrangheta, cioè anche le persone che non ne fanno parte vorrebbero farne parte, e lì si respira, ancora oggi, ancora nel 2022, si respira questa cosa. Quindi io ringrazio Francesco, perché uno di questi figli di boss che sognava di fare l'attore e si vergognava a dirlo. Beh, vorrei dire, l'attore è un mestiere ed è anche un sogno meraviglioso, e credo che un po' tutti dovremmo sognare una roba del genere. Grazie. I played the part of Natale. He's a person with a dream, but he didn't get to realize the dream. And together with Francesco, we were working around his personality, trying to understand it. And just like Lina, Rosa in the film, Natale is someone who was born in the wrong place. He didn't really want to be part of the culture of 'Ndrangheta, but still, he did everything to enter, and he didn't manage. So very difficult. And I also remember I watched a documentary about Bosse, about this community, and they had a camera directed at a young man or a boy, and this person was asked about his dreams, and he couldn't tell. He was not able to talk about it. He just didn't manage. And I think this is the problem in Calabria and also in Sicily, the region I come from, that there is this culture in these regions where people are denied, they are not allowed to dream. And what is even worse than 'Ndrangheta is people in general are afraid of 'Ndrangheta, but they are even more afraid of this entire culture. Even those who are not members want to be members,
And we can find this still these days in 2022. So they are denied, they don't have the right to dream, and I think it is very important for all of us to be able to dream. Yeah, thank you very much. I'm super happy to hear every single voice, basically, because also there is such a strong message in the movie, also a lot of empowerment towards like women raising up and also like finding allies and amplifiers and also the male protagonists and also in this patriarchal system. You have the opportunity to raise your hand, and there are two microphones coming. If you have any questions or remarks or a comment, whatever comes into your mind. Are there any questions? Oh, there is one, sorry, yes. The microphone is coming, please keep your mask on, yes, thank you. Una domanda per Francesco, da quanto tempo avevi tanto questo film? Questo film è forse da sempre, perché io ho sempre desiderato fare regista, rispondere così, da sempre. The question was how much time did you take you to realize this film, and the director said, well, forever really. I wanted to make this film because forever I wanted to be become a director. Any more questions, remarks, comments, feelings? Okay, there is one person. The microphone is coming in. Buonasera, ho vissuto un anno in Sicilia e volevo solamente dire grazie, perché ho visto veramente questa energia che ho vissuto lì anche sullo schermo, quindi grazie mille, è stato bellissimo. Vorrei dire anche spendere una parola, è una luce, ecco, perché è un film molto cupo, con una grande ombra, ma questo è un film che io e noi abbiamo fatto con un grande amore verso la nostra terra, perché la Calabria è un territorio con una grandissima potenzialità. E quindi in questo film c'è dell'ombra, ma c'è anche una luce. Il finale è un riscatto tutto femminile, che è la speranza che proprio dalle donne possiamo riscattare un territorio. Ed è un messaggio anche universale. Credo che questo film parti dall''Ndrangheta, ma il messaggio vero è un messaggio che va contro la violenza sulle donne, ed è un messaggio di ribellione. È un punto di partenza forte che parte proprio dall'universo femminile. The film is very dark, and there's a lot of shade and shadow. However, there's also light. I and we all did this film together with great love. Love for our region, which is Calabria. And this is a region which really has great potential. So you do see the shade, but you also do see the light. And at the end, you can see the women who are the bearers of hope. And I think this is the universal message. Although Ndrangheta is the starting point, I think that actually the real message is conveyed by the women who rebel, the women who have the power to change, the women who are to be seen at the end of the film. Yes, and such a strong message and also strong words from you. We have to finish, unfortunately, and I'm super happy that you were part of Berlin Film Festival in Panorama, that you showed your movie here in the world premiere. And for you guys, please don't forget to vote for this movie. You have this lovely card. Thank you very much. Thank you. Noi che siamo arrivati con lo squadrone. Thank you very much. Can I rest my actor? Thank you. Sorry.